A rispondere alle segnalazioni arrivate alla nostra redazione sulla struttura in compensato situata ai piedi di Porta Maggiore al Pincio di Fano è l'assessore ai lavori pubblici Fabiola Tonelli. A breve partirà la progettazione per rimuovere il casottino e mettere in risalto i ritrovamenti, ha spiegato l'assessore. Nel frattempo è in programma la sostituzione del legno ammalorato. Diciamo che a marzo dell'anno scorso, in pieno lockdown, si doveva iniziare in collaborazione con la soprintendenza la sistemazione di questi scavi. Dopo, a causa Covid, si è prolungato questa procedura. A settembre-ottobre diciamo che abbiamo avuto delle priorità urgenti con le scuole, con altri tipi di progettazioni, quindi stiamo iniziando proprio dal mese di gennaio a progettare questa sistemazione, che non sarà un semplice risistemazione di San Pietrini o una lastra di vetro sopra, ma vorremmo proprio rendere agibile e visitabile quella zona. Quindi ci saranno dei lavori di pulizia, di scavo, ma anche di messa in sicurezza, e in collaborazione, come dicevo, con la soprintendenza si dovrà anche decidere come fare l'ingresso, quindi stiamo andando avanti con questo tipo di progettazione. A breve vi potremo far sapere come sarà e che cosa si farà. Ringrazio intanto della collaborazione sempre del soprintendente, che ci è sempre vicino in questi casi molto, molto importanti di ritrovamento.